Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, nel tardo pomeriggio di ieri, assieme ai colleghi della squadra mobile di Pesaro e del commissariato di Urbino, hanno arrestato un pregiudicato nullafacente residente a Lucrezia di Cartoceto di 29 anni, colto nella flagranza di reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, compiuta sul territorio, negli ambienti frequentati dai tossicodipendenti, ha consentito agli agenti di polizia di acquisire notizie circa una fiorente attività di spaccio di cocaina condotta da un cittadino italiano residente a Fano, messo subito però sotto controllo dalle forze dell'ordine. Proprio in questi ambienti il 29enne è stato bloccato mentre in sella alla sua bici dalla sua abitazione si dirigeva verso un vicino bar, ritrovo di numerosi giovani della zona. Una volta perquisito dagli agenti delle volanti, gli sono stati trovati addosso e sequestrati 11 grammi di cocaina purissima, suddivisa in più involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi della sostanza, nonché la somma di 215 euro, con ogni probabilità provento dell'attività di spaccio. L'uomo veniva così tratto in arresto e condannato nella mattinata odierna dal giudice del Tribunale di Pesaro alla pena di 8 mesi e 2.000 euro di multa con pena sospesa. Secondo gli investigatori, l'uomo nel corso del tempo era divenuto un punto di riferimento per i numerosi consumatori di cocaina provenienti da tutto l'entroterra fanese.